È stata inaugurata a Milano presso la splendida Galleria degli Artisti di Via Nirone 1 l'attesa personale di pittura del maestro Mario Guarino. Tanti visitatori fin dal primo giorno, la mostra si potrà visitare fino al prossimo 12 giugno, che hanno ammirato le numerose opere del maestro che si è poi intrattenuto facendo gli onori di casa con esperti, appassionati, amici e numerose autorità. Il maestro si è detto decisamente soddisfatto di questi primi giorni. Direi molto, sono sempre soddisfatta in quanto c'è gente che segue, apprezza, è appassionata, quindi se dobbiamo vederlo da un punto di vista numerico, direi che tanta gente forse non è ancora venuta. Ci sono altri giorni fino al giorno 12, quindi molti saranno ancora pronti per intervenire in questo periodo che rimane. Maestro, qual è l'opera più ammirata e che ha destato in qualche modo maggiore attenzione all'occhio del visitatore? Beh, sono diverse, non c'è solo una, perché ognuno dal suo punto di vista, secondo la sua sensibilità, ognuno di loro, di questi che mi hanno contattato per ricevere le informazioni su ogni quadro, ma ce ne sono diversi che sicuramente, spiccano, se si può dire, rispetto agli altri quadri. Ci risulta che non è frequente ospitare in una personale anche qualche bravo allievo. Lei invece lo ha fatto. Perché? Fatto perché sarebbe ora, ed è questa la seconda volta che lo faccio, perché ho preso coscienza che tutto sommato i giovani artisti diversamente non avrebbero altro modo per cominciare ad affacciarsi al mondo del pubblico per far ammirare le proprie opere. Da Milano è tutto, Lorenzo Applauso per Caserta Sera.it.